Ciao a tutti amici di Cute and Chic. Oggi faccio un video perché ieri sono rimasta particolarmente sconvolta. E, scusate, ma adesso sto facendo questo video con l'iPad. È da un po' che infatti negli ultimi giorni ho fatto video sempre con la qualità un po' più bassa perché avevo l'iPad e si era rotto l'iPhone e giravo infatti con questo Samsung di 20 anni fa che avevo quando ero ragazzina, che è passato di 50 mani prima di poi tornare a me e non avevo l'iPhone e ce l'avevo mandato in riparazione perché avevo l'iPhone 7 Plus rosa e con quello facevo tutto. Però praticamente niente, aveva dei problemi all'audio. Nel senso che ogni tanto l'audio scompariva del tutto. La prima volta aveva dei problemi con le telefonate, ma mi hanno detto: ah, quello è un problema che ha la Wind, il tuo gestore telefonico, e ok, allora pazienza. Poi è cominciato l'audio a scomparire dai video YouTube, dai miei video personali, da tutto. Al che l'ho mandato in riparazione, me lo sono venuti a prendere. E dopo un po' mi è arrivata una lettera dicendo che non l'avevano potuto riparare e che mi sarebbe ritornato il telefono. Va bene. Allora è arrivato il telefono ieri. Nella scatola. Quando l'ho aperto, a momenti mi prendevo un colpo. Comunque, praticamente, il mio telefono che io lo tengo sempre nella custodia e non so se avete visto la mia collezione di custodie per l'iPhone. Rilacco a forma di biscotto, libro degli incantesimi di Harry Potter, libro di The Christmas Carol, custodia rosa, custodia viola, custodia con il corriere che mi porta gli unboxing da fare, custodia con Kiki e Lala che me li sono anche tatuati qua, e una delle più belle, custodia dell'unicorno gatto. Vabbè, comunque non giro mai senza la custodia, lo tengo sempre perfettamente. Apro il telefono, cioè guardate come metto questa la scatola, non l'ho neanche più tirato fuori, ho chiamato direttamente il mio referente Apple dopo, perché praticamente si presenta che te lo fanno ritornare così. Allora io prendo il telefono e dico: ecco, quindi senti, pazienza, se non sono riuscita a ripararlo, magari hanno fatto il ripristino, va lo stesso. Ok, apro il telefono. Aspetta, taglio l'etichetta, dentro c'è la lettera, non siamo riusciti a riparare e c'è il mio telefono e fin qui ci siamo. E gli hanno rimesso la pellicola. Premetto che c'è la pellicola di protezione davanti e dietro perché io oltre la custodia. E arriva il telefono quando lo vedo così e quando lo giro vedo questo. Voi non vedete niente. Non vedete una leggera riga qua? Che ho pensato, sarà la pellicola protettiva che è messa male. Cioè, signori, adesso io ve lo farò vedere. Una riga di cacciavite dall'inizio alla fine del telefono. È che non si vede bene nel video e quanto arriva in alto. Cioè, è una roba allucinante, un solco. Non so se adesso ve lo fa, non so se si sente. Cioè, ha fatto proprio un solco. Dal vivo poi si vede proprio il grigio del telefono sotto che è venuto via proprio tutto il colore. Ecco, adesso si vede un po' meglio. Adesso cerco di modificare la luce fino a che non si vede bene la riga. Cioè, una riga che parte dall'inizio dell'iPhone e va fino alla fine dell'iPhone. Un iPhone da 1200 euro che è diventato senza valore, perché non lo puoi andare a rivendere con una riga di cacciavite così qua. Io ho detto, oh, cioè, ho detto, oh my gosh. Allora le ho telefonato e fortunatamente mi hanno accordato subito la sostituzione, perché quando gli ho mandato le foto del prodotto, che loro avevano le foto del prodotto quando gli è arrivato e quando gli era tornato indietro, mi hanno messo subito la sostituzione e adesso domani lo vado a prendere al negozio, quello nuovo. Io non l'ho tirato neanche fuori, non l'ho stanzato neanche
a ripristinare con il mio tutto, cioè ho preferito usare questo coso scatorciato vecchio piuttosto che questo perché è stato veramente bruttissimo, però ovviamente le persone possono sbagliare, fare degli errori, ma fortunatamente devo dire che il servizio dell'Apple Care è ineccepibile. Io non ho l'Apple Care, loro me l'hanno aggiunta su questo soltanto per il loro errore e quindi sono stata contentissima. Per il servizio sono rimasta male perché a loro i riparatori avevano fatto questo errore, ma il servizio clienti mi ha assolutamente subito dato ragione e hanno fatto in modo di darmene quello nuovo. Quindi domani tornerò a usare l'iPhone e a usare l'Apple Watch e tutte le altre cose. Quindi sono abbastanza contenta, però volevo dirvi che queste cose succedono anche nei migliori centri di riparazione, nei migliori servizi. E ringrazio l'Apple per avermi aiutato, però dico io, anche tu, figlio mio, quel cacciavite, cioè, dacci una guardata prima di partire così. Dopo, comunque. Ringrazio l'Apple e in particolare il mio referente Leonardo che mi ha aiutato tantissimo e spero domani di riavere il mio iPhone. Comunque, grazie per essere stati con me in questa avventura. Adesso mi metto qua e registro un video di un unboxing così per cambiare. Ciao a tutti!